Ragazzi, YouTube sta a fare un po' il birbante perché non vi invia i feed quando escono i video. Questo si traduce nel fatto che YouTube non vi mostra minimamente quando i video escono, perciò se i video non vengono visualizzati, il canale muore in poco tempo. Fatemi il favore di lasciare un pollice in su e scrivere qua sotto un commento per quanto riguarda la questione che adesso andrò a trattare o anche la canzone Torcida in generale. Io in compenso vi faccio partire subito l'hot topic del video. Maschere non ne potete piedi, però Milano sembra Chicago. Verdi 15 febbraio, diciamo che di punto in bianco è uscito Torcida, un singolo di Big Fish, noto produttore italiano, con appunto la partecipazione di Fabri Fibra, Jake La Furia, Emiskilla e Shadia Rodriguez. I primi tre nomi hanno fatto veramente un sacco di scalpore, in realtà anche il quarto, ma in negativo, perché onestamente io non sono fan di Shadia Rodriguez, non è che non sia fan del rap femminile, ma in particolare Shadia Rodriguez non mi piace il suo repertorio. Il ritornello mi ha fatto un po' meno schifo delle sue canzoni, però è la perfetta sigla di un cartone animato, tant'è che in questo momento ho veramente tanti di quei film mentali, di quegli anime su cui si potrebbe adattare la sua canzone. C'è la sua parte che è veramente sono un meme vivente nel cervello. Ed in pratica cosa è successo? È successo che ognuno ha fatto delle strofone, lei esclusa, perché Jake innanzitutto ha rappato e già questo ci permette di commuoverci con veramente un'empatia assurda. Ha fatto anche un sacco di citazioni. Fabri Fibra ha spaccato la traccia perché ha mollato delle perle come se dissi ti rovini, quindi qua tutti hanno avuto modo di ripensare al famoso dissing con Bacca, o comunque piuttosto strofa con tipo il rap italiano finisce quando finisco io, cioè mamma mia, cioè lui se lo può permettere di dire, per carità, però comunque la barra spietata è pazzesca. E Emiskilla che dice vabbè, tra questi due pezzi grossi anche avanzati negli anni, magari sono quello un po' più giovane ma non comunque nuova scuola, è diciamo quello che passa un po' più inosservato, e invece è proprio su di lui che vorrei focalizzarmi, perché in un tot di barre, in qualche barra, diciamo qualche che rima, ha lanciato qualche frecciatina che si potrebbe ricondurre ad un noto personaggio della televisione degli ultimi tempi, e sto parlando di Anastasio, il rapper che ha vinto l'ultima edizione di X Factor. Farsi cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallentamento. Per chi non avesse presente a quale barre io mi stia riferendo, pensate al fatto che Emiskilla nella canzone appunto Torcida dice che appunto incontra un altro mongoloide, in cui fra l'altro ha detto la parola mongoloide al contrario, in un talent, e vabbè. Qua sappiamo che Emiskilla ha avuto diverse polemiche, diciamo, su Instagram con i talent in generale e non con nessuno nello specifico, quindi non sappiamo se le sue polemiche generiche fossero una questione di gusti o intendendo ribrezzo verso ciò che sono i talent, o se era per non fare nomi, per non dare visibilità a qualche personaggio, appunto in qualcuno di questi talent. Ma c'è una citazione secondo me abbastanza significativa o abbastanza esplicita nel fatto che sogni di vedere il mondo, diciamo, esplodere, comunque venga un meteorite a distruggerci tutti, in particolare in primis da quel tale. Quindi quel tale si sta riferendo a qualcuno, e voi direte sì, vabbè, può essere classico nemico immaginario, può essere qualcuno a cui appunto sta lanciando delle frecciatine. Ma vogliamo pensare che Anastasio nella sua hit La fine del mondo, che già qui dovrebbe farvi pensare che Emiskilla che sogna il meteorite che distrugge il mondo a partire da una persona, mentre quell'altro che canta una canzone che si chiama La fine del mondo, in particolare per chi non se lo ricordasse, Anastasio alla fine di quella canzone, oltre a volere il giudizio universale, vedere appunto sgretolarsi, far crepare gli affreschi e robe varie, sognava appunto che il mondo, diciamo, esplodesse, che comunque venisse lui a cavallo di un meteorite e finisse tutta questa questione. Allora, a questo punto mi viene da dire che questi due collegamenti, voluti oppure no, sono davvero molto simili, sono davvero molto paralleli, e non sono l'unico a pensare che ci potrebbe essere appunto un collegamento tra Emiskilla ed Anastasio, ovviamente in negativo in questo caso, perché se Emiskilla vuole che un meteorite venga distrutto tutti, in particolare partendo da una persona,
ancora non mi sembra la cosa più amichevole da dire. Poi vabbè, Anastasio, rapper contestato, sì, no, nel senso che a qualcuno piace perché secondo qualcuno appunto è il rap vero portato dai talent, a qualcuno non piace perché è semplicemente rap portato dai talent, il rap portato dai talent è diciamo un po' diverso dal rap che ci ascoltiamo tutti i giorni sulle altre piattaforme. Quindi la parola a voi nei commenti. È un vero dissing ad Anastasio? Lo possiamo prendere appunto in parola come una frecciatina da parte di Emis? Lasciate un pollice in su e scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto.